La gente come noi non dorme mai. Benvenuti in questo video un po' particolare. In questo video, ragazzi, vedrete tutto quello che non vedrete al Pallone d'Oro. Partendo da qua. È il vlog di Andrew Frasco. Buongiorno. Giorno buono. No, com'era la canzone di Rocco Hunt? Oddio. Ero io una buona. Stamattina, Avevo un caffè. Appena arrivate a Napoli, signori. Let's go. A Fragola. Alice, chi vince? Ma perché non vai? No, non dico queste cose. Non dirlo. Matteo, chi vince? Gilbert. No! Gilbert, chi vince? Bro, io faccio più vince, bro. Però, chi vince? Gilbert. Chi vince? Tutti Gilbert, dai. Gilbert. Tutti si butta su Gilbert. Tutti guarda sigla. Sergio, allora? Chi vince il Pallone d'Oro di TikTok Italia? Io no, sicuro. Poi tu no. Tu sì. Troppo forte da nana. Fino agli adolescenti. Ragazzi, passiamo i vetri? No. Bimbi, secondo voi chi vince? Ragazzi, dramma nel dramma. Ah, c'è la polizia giù, ok? Giù, che sta bloccando le porte. Non ci fanno uscire finché tutti non sono andati via. Per motivi di ordine pubblico. Farti guardare! Vai, ti svegli! Vabbè. Oh, ragazzi, siamo qui all'edizione al buio. Cosa è successo? Era, ci puoi spiegare bene? Niente, la polizia di Napoli non vuole che si partecipi. C'è tanta gente qua. Casino, sono le 10:09 minuti vere e niente, questa è la situazione. Non è una questione di low budget, è una questione di low polizia. Dando l'inizio di questa partita che ormai sta diventando un'agonia, ma ce la faremo, come dice sempre Matteo Salvini, ce la faremo. Tutto questo perché quasi dell'ordine. Teoria adesso. E benvenuti signori e signori a queste quarti. No, semifinali. Ok. E benvenuti signori e signori a queste semifinali di questo magnifico Pallone d'Oro 2.0. Dopo i quarti di finale a Napoli. Non a Napoli. E la finale! Napoli, ci sei? Appaia! Ci stai? Guri.
Ma signori e signori, il primo giocatore a entrare in questo campo viene dal Brasile. Ha giocato in Serie C, ragazzi. Viene dal Brasile, ripeto. Signori e signori, sapete già chi è? È il mio amor! È il mio amor! È il mio amor! Quasi. Vai, amore, vai! Vai, amore, vai! Il belloccio di TikTok Italia, signore e signori! Come si chiama? Matteo Rue! Sì, bravi così! Più forte! Non vi sento! No, non vi sentiamo! Come? Come? Ok! Direi che adesso va bene! Allora, mio amor, ascoltami. Ho trovato questo telefono per terra, non so minimamente di chi sia, ma non mi interessa. Passiamo ai fatti. Mi raccomando, mio amor, dobbiamo fare bene, eh? Dobbiamo assolutamente fare bene, mio amor. Hai capito? Ehi, tu, non mi guardare! Solo mio amore può! Scemo, sciocco! E tu cosa vuoi, bambino? Tu non sei mio figlio. Ma che c'è di lì? Ma che vuoi? Ma che vuoi? Bambino! Signori e signori, vai, mio amore! 3, 2, 1, via! Vai, mio amore! Siamo riusciti ad arrivare in finale. Finalmente ci siamo, ragazzi. Dai, mio amore. Ultimo sforzo e ci portiamo a casa questo pallone d'oro 2.0 di TikTok. Vero, ragazze? Mio amore deve vincere. Vai, mio amore! Tutte insieme, ragazze? Dai, Sergio, fallo per noi, per le tue bimbe. Non per lei. Per lei niente, mi dispiace. Ma niente, niente. Ti prego, mio amore. Darò tutto per te. Prendiamoci questo finale. Dai, papà. Ti amo, mio amore. Dai, papà. Per favore, mio amore. Ti darò la faccia. Te la darò per sempre. Mi dai giù. Sarà il campione per tutto l'anno. Potrà vantare di essere il calciatore più forte di TikTok Italia. Frattino contro Sergio Cruz Pereira. Ora basta con il chiacchiere. Ci vediamo in primo. Dora. Mamma, che ansia. Ragazzi, 3, 2, 1, via! Vai, mio amore! Vai! Il pallone d'oro di TikTok Italia 2.0! Sì, mio amore! Vai, 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 vai! Puntalo, puntalo, mio amore! Puntalo, puntalo così! Dai, dai! Va bene, mio amore!
cerca di recuperare tecnicamente e fisicamente, non deve avere paura di entrare e non, non fai fallo, gioco duro, normalmente duro, e perché siamo in competizione, però tu sei un competitore, ci conosce meglio di me. Dunque, per favore, fai quello là per me. Fammi andare, che sennò dopo mi sconcentro. Vai pure, vai, vai. Guarda qua, il telefono, guarda qua, dai. Scivolato. Dagli, guarda. No, raga, in mano a lui, non dovete intervenire. No, 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 non mi servite. No. Senza influenze di nessuno. Allora, Marco, stiamo riguardando la VAR. Riguarda tutte le volte che vuoi, a rallenti, a velocità normale, come okay, no, perché hai registrato. Ah, guarda. Hai un punto di vista che prima non avevi. L'ho capito, può essere anche sbilanciato, può essere anche corsa, però anche prima. Se il mio dubbio era quello di non riuscire a vedere, io di là avevo visto il braccio, di qua non riesco a vederlo, ma dalla dinamica si capisce anche qua, che tu lo affondi, quindi rimane la mia decisione. Guarda, guarda, le velocità non mi ha queste pagliacciate. Bro, è questo che cacchio è. Paura!